benedizione degli oggetti sacri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Le parole della lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli e sorelle, rallegratevi sempre nel Signore. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Parola del Signore. Dio onnipotente ed eterno, che ci affidi le risorse e le energie del creato, perché ci aiutiamo l'uno l'altro in operosa concordia, esaudisci le nostre preghiere e benedici noi e le opere delle nostre mani, e fa che, riconoscendo in te il sommo bene, instauriamo rapporti di amicizia e di fraternità. Per Cristo nostro Signore. Voi, vostri oggetti sacri, benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Apriamoci a Gesù che ci invita con le parole: venite a me tutti voi stanchi e oppressi, voi che siete malati, inquieti, venite a me. In me troverete ristoro. Signore, eccoci qui così come siamo. Noi ti portiamo tutto quello che ci stanca, tutto quello che ci appesantisce, tutto quello che ci turba. Signore, ti preghiamo, accresci la fede in ciascuno di noi, accresci la fede nell'amore di Dio,
finché adesso io possa credere che Dio mi ama, per credere con tutto il cuore che Dio mi perdona. Signore, accresci la mia fede per credere che a Dio nulla è impossibile. Accresci in noi la speranza. A non preoccuparci angosciamente per il futuro. Tutta mia paura, Signore, tutto adesso lascio e credo a te, Gesù. Non voglio credere più alla paura, non voglio credere ai pensieri, ma Gesù, voglio credere solo a te Gesù, a te che mi dici non aver paura. Gesù, credo. Gesù, confido in te. Gesù, mi abbandono a te come Maria. Eccomi, Signore, sia fatto di me secondo la tua parola. Gesù, tua madre Maria ci invita, pregate per la guarigione del vostro cuore. Signore, nel mio cuore, nel mio interiore serve la guarigione. Il mio cuore è ferito. Mi offende e fa male qualche persona, e nel mio cuore sono rimaste anche le ferite dal passato. Magari non ho ancora perdonato a qualcuno. Forse esiste anche qualche persona che non amo, che non sopporto. La persona che io non saluto, la persona di cui parlo solo negativo, la persona che io condanno. E molto bene vedo la pagliuzza nell'occhio del mio prossimo, ma non vedo me stesso. Vedo benissimo quello che mi manca, ma non vedo quello che ho, che possiedo. Gesù, donami amore. Donami amore, Gesù. Versa un amore nel mio cuore. Gesù, donami amore, affinché tuo amore guarisca mio cuore. Gesù, donami l'amore verso la persona che non amo, la persona che non sopporto, la persona che è pesante, che mi ha fatto
del male. Gesù, dona mio amore. Gesù, dona mio amore. Gesù, mio cuore ha bisogno di guarire, mio cuore ha bisogno di essere liberato. Riconosco tante cose che mi imprigionano. Io dipendo da tante cose, dipendo dalle cose materiali, non mi servono tante cose per la vita, ma io sento che nel mio cuore è entrata avidità, perché io voglio avere sempre di più, e non mi servono tante cose. Sento dipendenza dalla televisione, dall'internet. Sono tante cose che mi tolgono tempo per la preghiera, tempo per la famiglia, cellulare. Signore, ti preghiamo per tutte le persone che sono tossicodipendenti, che sono dipendenti di giochi d'azzardo, pornografia, soprattutto le persone che sono imprigionate dal spirito immondo. Ti preghiamo, Signore, tutte le persone che sono imprigionate dall'odio. Oh Signore, libera i nostri cuori. Gesù, libera il mio cuore. Gesù, dona mio amore, affinché amore entri in tutte le cellule di mio essere. Gesù, dona mio amore, affinché amore regni nel mio cuore. Signore, ti preghiamo per la grazia per poter accettare la croce,
Ti prego, Signore, donami questa grazia, perché io posso abbracciare mia croce, che io posso accettare me stesso così come sono. Gesù, donami questa grazia di poter accettare il mio passato, accettare il mio presente. Gesù, donami la grazia finché io posso accettare l'altra persona, persona che per me è una croce, persona che è pesante. Gesù, donami la grazia di poter accettare la malattia, handicap, di poter accettare la perdita, di accettare la sconfitta. Gesù, grazie. Gesù, grazie per la croce. Ti ringrazio per tutto. Ti ringrazio, Gesù, per ogni fiore. Ti ringrazio per tutte le persone del mondo, per ogni persona. Gesù, io ti ringrazio. Signore, nelle tue mani mettiamo tutti i malati al corpo e all'anima. Gesù, benedici tutti noi. Donaci tua pace. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.